Allora, iniziamo con sto bambino. Piano, piano, vieni qua con me. Come on, man, come on. Ok, come. Stay where? Stay there. Abbiamo bisogno di una politica che non chiuda le frontiere, che non metta a rischio Schengen. Conoscete la mia posizione sui cancelli e sulla chiusura delle frontiere. Io credo nella costruzione di ponti e non di muri. E in particolare quando fra i paesi Schengen, come avviene ora per esempio tra l'Italia e l'Austria, beh, sono certo che questa non è la soluzione migliore. Credo sia necessario fare innanzitutto tre cose. Prima cosa, dobbiamo chiarire quale Stato membro è responsabile della trattazione della richiesta d'asilo. Questo è il punto di partenza del sistema comune d'asilo. Deve essere chiaro, deve essere fattibile, deve essere sostenibile anche in periodo di crisi. Seconda cosa, è necessario garantire che ogni uomo, donna o bambino riceva un trattamento degno e uguale, paritario, ovunque si trovino nell'ambito di questa politica per l'asilo. Infine, dobbiamo far sì che ogni richiedente asilo rimanga nel paese in cui è stato accolto. Questo è l'unico modo per mantenere l'ordine, l'unico modo per far sì che queste persone possano godere di determinati diritti e rispettare i loro obblighi. C'è un principio che dobbiamo soprattutto applicare ed è quello della solidarietà, lo ribadisco. Non possiamo abbandonare nessuno Stato membro di fronte a una crisi, non può affrontarla da sole. In questo spirito dobbiamo ricordare che la rotta balcanica non è l'unica e che quindi altri paesi si aspettano la nostra cooperazione e la nostra solidarietà, non soltanto la Grecia e la Bulgaria dunque. Mi riferisco qui alla rotta del Mediterraneo centrale che sicuramente i migranti in Libia stanno prendendo in considerazione. Significa che dobbiamo essere preparati ad aiutare e mostrare solidarietà a Malta e all'Italia se ne avranno bisogno. Non sarà semplicemente possibile copiare le soluzioni che abbiamo applicato nei Balcani. Semplicemente perché la Libia non è la Turchia poi. Negli ultimi mesi abbiamo presentato ben tre pacchetti di riforma fiscale di grande portata. Questi includono innanzitutto delle proposte giuridicamente vincolanti contro l'elusione fiscale. Questa proposta prevede una regola generale antiabuso che impedirebbe di utilizzare strutture artificiali offshore, come si fa spesso per eludere le tasse, e regole sulle società straniere controllate, Control Foreign Corporation Rules. Queste regole permetterebbero agli Stati membri di tassare quei benefici che sono sfuggiti al fisco in base a queste norme, quindi di mettere le mani ad andare mano a alcune situazioni come quelle denunciate da Panama Papers. Abbiamo proposto poi delle regole ambiziose per potenziare la trasparenza fiscale in seno all'Unione attraverso uno scambio automatico di informazioni fiscali su il più ampio al mondo, fra stati da una parte e fra amministrazioni fiscali e imprese dall'altra. Infine, terzo, facciamo anche progredire la trasparenza fiscale al di fuori dell'Unione Europea, con i paesi terzi europei innanzitutto. Per esempio, siamo riusciti a concludere degli accordi con la Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Andorra e Monaco.